La Roma ha vinto il girone di Champions League per la seconda volta nella sua storia. La prima risale all'edizione 2008-2009, quando la squadra guidata da Luciano Spalletti ottenne il primato totalizzando 12 punti nel gruppo A, in cui c'erano anche Chelsea, Bordeaux e Cluj. In quell'occasione vinse 4 partite, mettendo a segno 12 gol e subendone 6. Sono 11 punti ottenuti da Di Francesco, che ha così eguagliato Spalletti nella stagione 2006-2007, quando la Roma si qualificò da seconda nel gruppo F, composto da Manchester United, Sporting Lisbona e Dinamo Kiev. In quel caso i giallorossi segnarono 11 gol e ne subirono 6. Questa cifra di reti al passivo è ricorrente, è il numero di gol subiti dalla Roma nelle edizioni in cui ha ottenuto più punti, 2007-2008, 2008-2009 e quella in corso. Nonostante ciò, non rappresenta il record assoluto fatto registrare prima da Fabio Capello nella stagione 2002-2003 e poi da Spalletti in quella 2006-2007. In entrambi i casi la squadra subì appena 4 gol. Differente però il valore degli avversari. I punti ottenuti in questa fase a gironi della Champions League e i numeri registrati nelle reti subite acquistano un valore senza dubbio superiore se rapportati alla forza delle squadre con cui la Roma ha giocato.